La tedesca ci mostrasse anche la primo piano di Maradona nel momento in cui Messi fa il suo esordio alla mondiale, uno dei giocatori più attesi di questo mondiale. Probabilmente in questo momento con Ronaldinho, il più grande talento del calcio mondiale, tutti in piedi, compirà 19 anni il prossimo 24 giugno. Finisce qui la partita di Maxi Rodriguez, una partita straordinaria, ha segnato due gol, ha al suo posto, e tra poco sentirete l'ovazione, Lionel Messi. Sì, però applaudono, secondo me è giusto, tutti applaudono Messi, ma Maxi Rodriguez è stato l'uomo che ha dato poi l'opportunità a Messi di guarda rientrare. Guarda Maradona, bellissima, è bellissima questa immagine, come se fosse entrato suo figlio. Sì, uguale, uguale, lo considera così. Ora che parte Messi, il controllo sul lancio di Abbondanzieri, che ha piedi raffinatissimi, Dulay lo butta giù. Riquelme e Messi combinano, parte Messi, accelera, in area di rigore, Messi, l'assist, porta volta a rete, Crespo, 4-0. Beh, cosa ha fatto Messi? Nella flash interview a fine partita, nell'intervista flash subito dopo il fischio dell'arbitro con Marco Nosotti, dovremmo avere almeno uno tra Crespo e Cambiasso ai nostri microfoni. Attenzione a Tevez, tunnel, Tevez, sopra due avversari, Tevez in aria, Tevez il tiro, rete, rete, ancora un gol, Tevez, Argentina mostruosa. Cosa fa Tevez? È felice, tanto felice, come se avesse segnato il primo gol. Messi parte ancora, Riquelme, di tacco Tevez, Messi, partono ancora, Messi tra tre avversari, va in slalom, grande palla per Crespo in area, Crespo il tiro, Jevrić, così tanto per far passare il tempo. Tevez, Crespo, Tevez, l'apertura per Messi in area, Messi, Messi il tiro, rete, 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 6-0. Io non ho più gli aggettivi, Salvatore, aiutami. Beh, non lo so, guarda, di destro poi ci ha fatto gol, beh, a questo punto.